dagli scritti di Santa Maria, di Santa Margherita Maria la Cocca, prima rivelazione sul Sacro Cuore. Una volta, mentre ero davanti al Santo Sacramento, con un po' di tempo a disposizione, che di solito i compiti affidatimi non me ne lasciavano molto, mi trovai tutto investito dalla sua divina presenza e con tanta forza da farmi dimenticare me stessa e il luogo in cui mi trovavo. Mi abbandonai al suo divino spirito e affidando il mio cuore alla potenza del suo amore mi fece riposare a lungo sul suo divin petto e mi scoprì le meraviglie del suo amore e i segreti inesplicabili del suo sacro cuore che mi aveva tenuti nascosti fino a quel momento nel quale me lo aprì per la prima volta e lo fece in modo così reale e sensibile da non permettermi ombra di dubbio, dati gli effetti che questa grazia ha prodotto in me, anche se temo sempre di illudermi in tutto ciò che mi riguarda. Ed ecco come, mi sembra, siano andate le cose. Mi disse: il mio divin cuore è tanto appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare, che non potendo più contenere in se stesso le fiamme del suo ardente amore, sente il bisogno di diffonderle per mezzo tuo e di manifestarsi agli uomini per arricchirli dei preziosi tesori che ti scoprirò e che contengono le grazie santificanti e in ordine alla salvezza necessarie per ritrarli dal precipizio della perdizione. Per portare a compimento questo mio grande disegno ho scelto te, abisso di indegnità e di ignoranza, affinché appaia chiaro che tutto si compie per mezzo mio. Poi mi domandò il cuore e io lo supplicai di prenderlo. Lo prese e lo mise nel suo cuore adorabile, nel quale me lo fece vedere come un piccolo atomo che si consumava in quella fornace ardente. In un secondo tempo lo ritirò come fiamma incandescente in forma di cuore e lo rimise dove l'aveva preso dicendomi: eccoti mia diletta, un prezioso pegno del mio amore che racchiude nel tuo costato una piccola scintilla delle sue fiamme più vive affinché ti serva da cuore e ti consumi fino all'ultimo istante della tua vita. Il suo ardore non si estinguerà mai e potrà trovare un po' di refrigerio soltanto in un salasso che io segnerò talmente col sangue della mia croce da fartene riportare più umiliazione e sofferenza che sollievo. Per questo voglio che tu chieda con semplicità questo rimedio, sia per mettere in pratica ciò che ti viene ordinato, sia per darti la soddisfazione di versare il tuo sangue sulla croce delle umiliazioni. E insegno che la grande grazia che ti ho concesso non è frutto di fantasia, ma il fondamento di tutte le altre grazie che ti farò, il dolore della ferita del tuo costato, benché io l'abbia già richiusa, durerà per tutta la tua vita. E se finora hai preso soltanto il nome di mia schiava, ora voglio regalarti quello di discepola prediletta del mio sacro cuore. Dopo questo insigne favore, che durò per molto tempo, durante il quale non sapevo se mi trovassi in cielo o in terra, stetti parecchi giorni come tutta infiammata e inebriata, talmente fuori di me da non potermi riavere, né poter pronunciare parola se non con grande sforzo. E dovevo farmi ancora più violenza per riuscire a mangiare e per partecipare alla ricreazione comune, perché non avevo più forze per superare la mia sofferenza. Mi sentivo profondamente umiliata, non riuscivo a dormire perché la ferita, il cui dolore mi è così prezioso, mi causa delle vampate così ardenti da consumarmi e bruciarmi viva. Mi sentivo poi tanto piena di Dio che non riuscivo a spiegarlo alla superiora come avrei desiderato e fatto, anche se riferire queste grazie mi mette sempre in uno stato di confusione e di vergogna a causa della mia indegnità. Preferirei piuttosto rivelare al mondo intero i miei peccati. Sarebbe stata per me una consolazione
se mi avessero permesso di fare in refettorio ad alta voce la confessione generale per mostrare l'abisso di corruzione che è in me e perché non si attribuissero al mio merito le grazie che ricevo. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Spero che anche voi, io ogni volta rileggo e riascolto queste cose, siete rimasti abbastanza santamente sbalorditi, sorpresi, diciamo a bocca aperta, perché qui è Gesù in persona che parla con le sue vivissime parole e dice cose molto molto grandi. La meditazione di questa sera non è altro che di percorrere alcuni passaggi di questa prima grossa esperienza a contatto diretto con il Sacro Cuore che Santa Margherita fa, non solo per comprendere e cominciare a entrare in questo mondo tutto divino, ma anche perché possa nascere nel nostro cuore, vedendo queste cose, una scintilla, ecco, sappiamo che qui Gesù ha preso un cuore, se ne è messo nel suo e l'ha restituito come forma di fiamma incandescente. Facciamo attenzione per non dimenticare che questi non sono modi di dire, non è la prima volta, è l'unico caso che succede nella storia della mistica. Cioè questa donna con un certo periodo di tempo è rimasta viva senza avere il cuore al posto proprio, e quando Gesù ce l'ha rimesso, ce l'ha rimesso in questo modo. Quindi certo che sono fenomeni mistici, ma sono fenomeni reali. Guarda. Lo scopo di questo, ecco, è anche, come dire, infiammare un pochino i nostri cuori, perché certo Santa Margherita Maria è stata una grande santa, ma era una donna come noi, non era immacolata concezione come la Madonna, e certamente aveva già fatto una lunga vita di amore a Gesù, di servizio a Gesù. Abbiamo sentito Gesù dire fino ad oggi: ti sei chiamata mia schiava, che era un titolo che lei si era volontariamente data. Da oggi ti chiamo discepola prediletta del mio Sacro Cuore. Certo che Santa Margherita è arrivata a queste rivelazioni dopo aver fatto un lungo cammino di santificazione e di purificazione che si può leggere nella sua biografia. Ecco, però certamente alcune cose che lei ha vissuto certamente sono cose straordinarie, quindi non si vivono nello stesso identico modo da parte di tutti, però qualcosa della sostanza sì. Per esempio, già all'inizio, no? Mi entrerò davanti al Santissimo Sacramento con un po' di tempo a disposizione. Ecco, mi sono tutta trovata investita della sua divina presenza con tanta forza da farmi dimenticare me stessa e il luogo in cui mi trovavo. Ecco, se noi imparassimo a dedicare un po' di tempo alla preghiera, anche queste ore sante che abbiamo tra di noi, no? Queste sono, come dire, una piccola scuola, un po' una rampa di lancio, no? Abbiamo fatto la scorsa settimana la prima giornata di esposizione per tutto il giorno del Santissimo Sacramento. Ecco, adesso se il cuore, se il neonascente consiglio pastorale poi sarà d'accordo, come spero, l'anno prossimo si potrebbe fare una volta al mese. Quello è un momento fondamentale, cioè Gesù esposto nel silenzio più assoluto. Se io riesco a ritrovarmi una mezz'oretta, un'oretta, d'ogni momento, cioè tranquillo, senza lavoro, senza telefono, senza pensare a niente. Se uno comincia a farlo, non fa niente che sia ignorante, non fa niente che non ci abbia l'istruzione, che pensi di non sapere pregare, non fa niente. Vedrà di persona, comincerà a fare di persona esperienza, che è importantissima, di che cosa significa stare davanti a Gesù, che cosa significa sentire la sua consolazione, sentire i suoi tocchi. Bisogna vivere alcune cose. È chiaro che se uno non ha mai fatto in vita sua, non gli passa neanche per l'anticamera del cervello, perché si tratta di cose ordinariamente non troppo accessibili, no? Perché sono cose dello spirito, non sono come i piaceri sensibili, che basta che apro la televisione, giro i canali, quello che mi piace, insomma, no? Però è una cosa possibile anche per noi, forse non così, non in maniera così intensa, ma possibile anche per noi. Ecco, quindi questa è una prima suggestione che ci viene da questi
da questa prima parte, no? E la seconda cosa, vedete, vive un'esperienza straordinaria, no? La fa riposare a lungo sul suo dirimpetto, le scopre le meraviglie del suo amore e i segreti inesplicabili del suo cuore, no? Tenuti nascosti fino a quel momento e glielo ha aperto per la prima volta. Santa Margherita non dice alcune cose, perché alcune cose che si vivono nella preghiera, questo ricordatelo sempre, sono intimissime, sono, si chiamano i segreti del re. Non si devono comunicare, non si comunicano, non si devono fare domande a una persona che prega circa quello che vive durante la preghiera, no? Però dice, chi l'ha detto che questa è un'esperienza autentica, una bella esperienza spirituale, invece non è una mia illusione che magari mi sono messa in testa, che lo sono immaginato io, o addirittura che fossi ingannato dallo spirito cattivo per fare queste cose. Qui dà un importantissimo criterio di discernimento, gli effetti che questa grazia ha prodotto in me. Se uno legge i grandi maestri di spirito, San Giovanni della Croce e Santa Teresa soprattutto, dice, guarda, vuoi sapere se stai facendo un cammino di preghiera autentico? Guarda gli effetti che vedi in te. Ecco, bisogna essere sinceri, ti vedi un po' più, che ami un po' più Gesù, che cominci a capire qualcosa dei peccati che fai, che cominci a correggere qualche cattiva abitudine, e che sia un po' più buono, perdonatemi l'espressione, un po' nei confronti del prossimo, no? Certo, non è uno diventa santo dall'oggi al domani, che sia un po' più umile, un po' meno superbo. Ecco, quando ci sono degli effetti positivi, oppure che avverti un senso di profondissima pace, e quindi, anche se non ci riesci subito, no? Comincia a entrare nell'ottica che con le altre persone bisogna che stanno in pace, bisogna fare la guerra con il prossimo, d'accordo? Ecco, questi sono tutti gli effetti che vengono da Dio. Se la tua preghiera produce questi effetti, stai tranquillo che stai camminando bene. Se di questi effetti non ce n'è manco uno, o se rimani sempre uguale, invece bisogna occuparsi un po', perché non stiamo ancora vivendo un'esperienza autentica di incontro forte con Gesù. Beh, andiamo avanti. Gesù a questo punto le rivela il suo cuore, e qui dobbiamo semplicemente gustarle queste parole, no? Tanto appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare. Appassionato d'amore. Quindi, all'amante appassionato chiamato Gesù, no? È un'espressione forte. Appassionato su tutti i punti di vista, appassionato sia nel senso che è disposto a soffrire qualunque cosa per te, sia che se tu glielo consentirai, te lo farà sentire quanto è forte il suo amore per te, come una vampa di fuoco, no? E prosegue, io non posso più contenere me stesso le fiamme del mio amore, ma le devo diffondere. E come fa Gesù? Generalmente fa sempre così, prende una persona, gli fa fare esperienza e gli rivela quel qualcosa che lui vuole poi donare a tutti, e a partire da quella persona lo dona a tutti. Fa sempre così, sono tantissimi i casi, insomma, nel corso della storia della Chiesa. Quindi lei avrebbe dovuto fare un'esperienza personale fortissima di questo mistero d'amore del Sacro Cuore, che doveva fare subito, e attraverso di lei, e quello che attraverso di lei Gesù avrebbe rivelato, era poi a disposizione come tesoro per tutta la Chiesa. Un'altra cosa molto importante, vedete, ho scelto te abisso di indegnità e di ignoranza. Santa Margherita Maria, come quasi tutte le anime elette, era ignorante, d'accordo? Ignorante, e anche, era anche una persona abbastanza semplice. L'abisso di indegnità, poi, insomma, se uno vede la vita di Santa Margherita, non era una grande peccatrice Santa Margherita. Santa Margherita è stata preservata da Gesù fin da quando era piccolina, quindi io non credo che abbia fatto peccato mortale in vita sua. Ma nonostante questo, Gesù la chiama abisso di indegnità, capite? Perché anche se un'anima venisse preservata dal Signore, sempre abisso di indegnità rimane, perché davanti a Lui siamo tutti meno che nulla, buoni o cattivi, d'accordo? Tutti. E Gesù fa questo, quindi
si appoggia a chi è assolutamente indegno e non ha le condizioni, cioè la rivelazione. Pensate che la rivelazione sul Sacro Cuore, Gesù in persona, nominò l'ordine dei Gesuiti, che allora erano i più grandi teologi esistenti nella Chiesa, per, come dire, spiegarne le profonde ragioni teologiche e farlo proprio entrare nella vita e nel magistero della Chiesa stessa. I Gesuiti, insomma, cioè, o una povera donna come era Santa Margherita, non era assolutamente in grado di tirare fuori e di riferire le cose che Gesù stesso le mostrò. Poi c'è questo scambio di cuori, anche qui. Magari, io dico sempre che sognare non è peccato, d'accordo? Quindi i sogni, soprattutto i sogni santi, sono peccaminosi i sogni brutti, ma i sogni santi no. Se uno sognasse, dice, Signore, mi ha detto questo, non accadrà mai. Però, sai che bello se tu prendessi pure il cuore mio e lo purificassi dentro il tuo? Questo come sogno lo possiamo esprimere, non come desiderio perché non ne siamo degni, ma come sogno sì, no? Comunque, gli prende questo cuore e glielo fa vedere dentro il suo come un piccolo atomo che si consuma in quella forma ardente. Poi lo tira fuori come fiamma incandescente e lo rimette dove l'ha preso. Che significa questa operazione? Questa è bellissima questa qui, no? Significa nel cuore c'è il centro della nostra vita, perché quello che noi facciamo, quello che noi pensiamo, è in realtà quello che ci piace, quello che noi desideriamo, quello che noi amiamo. Provate a pensare, il cuore è il centro della vita dell'essere umano, inteso come cuore il centro della personalità, la sede degli affetti, la sede dei sentimenti, la sede dei desideri e la sede dell'amore. È chiaro che se io amo i soldi, sto tutto il giorno a pensare ai soldi, e la mia vita è funzionale ai soldi, cioè accumulo i soldi e stop. Se mi piacciono, se a me piace divertirmi, cioè se nella vita io voglio divertirmi il più possibile, sto tutto il giorno a pensare a trovare tutte quante le forme di divertimento possibili e al modo come le posso procurare. Se mi piace il film, non vedo 30.000 film, se mi piace andare al mare, sto al mare la mattina, la sera, non lo so, no? A chi è che piacciono le cose del cielo, che sono quelle per cui siamo stati creati? Chi è che desidera le cose del cielo? Che ha il cuore nelle cose del cielo, che gli piacciono le cose del cielo, che ama le cose del cielo. Guardate che noi siamo stati fatti per questi, cioè che uno ci creda o non ci creda, che lo voglia o non lo voglia, diceva Sant'Agostino nelle Confessioni, tu Signore ci hai fatto per te, e la nostra anima non trova pace fino a quando non riposa in te. Quando noi moriremo, sono due le cose, o andiamo a finire all'inferno per tutta l'eternità, oppure andremo in paradiso, ma in paradiso si gode delle cose del cielo, si gode di Dio e delle sue cose. Allora è chiaro che in paradiso ci vanno più spediti quelli che già da questa terra hanno cominciato a porre il centro dei propri interessi non sulle cose che passano di questo mondo, ma sulle cose del cielo. E siccome il nostro cuore è tanto piccolino, è tanto inquinato, è tanto corrotto, appresso a tante cose piccole, c'ha bisogno di essere purificato. E chi ce lo purifica? Ce lo purifica il cuore di Gesù. Di questa operazione materiale che Gesù ha fatto a Santa Margherita, la vuole e la può fare con ciascuno di noi, con chiunque gli dica: Gesù, guarda il mio cuore, guarda, io sono proprio un disastro, non c'ho un desiderio santo, non c'ho un amore santo, non c'ho un sentimento santo, cioè sono attaccato a tante piccole cose, pensaci. Bruciano nelle fiamme che escono dal tuo e rinnovo, fammelo nuovo, no? Ricordiamo che il primo comandamento dice di amare Dio con tutto il cuore, solo Dio va amato con tutto il cuore. Anche gli affetti più santi, che dobbiamo certamente amarli, perché è volontà di Dio amare il Signore, ma non con tutto il cuore, perché tutto il cuore è soltanto Gesù, solo Dio. Ecco, e come segno di questa esperienza, questa è una cosa bellissima, le resta questa ferita nel costato fino all'ultimo istante della vita. Quindi questa è un'esperienza mistica, chiaramente, no? Che noi la contempliamo. Dopo questa prima rivelazione lei si sente completamente piena, infiammata, ripriata, ripiena della presenza di Dio, tanto è vero che non riusciva neanche a parlare né a stare con le altre suore. E una cosa
qui si vede subito, no? L'autenticità dell'esperienza che ho vissuto, la grandiosità di questa donna, no? Che dice, io non volevo assolutamente parlarne di queste cose, né spiegarlo alla superiore, però sapete che doveva farlo per obbedienza. E questo gli provocava, però non gli diceva, ma visto il Signore si è rivelato a me, quindi chi lo sa che grande santa che sono, no? Un profondo stato di confusione e di vergogna. E sarebbe stato per me molto più bello rivelare al mondo intero i miei peccati. E concludo dicendo una cosa, no? Avrei fatto una confessione generale davanti a tutte e ad alta voce, in refettorio. Per chi non sapesse cos'è la confessione generale è un atto molto importante, che va imparato con molta cura e che almeno una volta nella vita andrebbe fatto, ed è la confessione di tutti i peccati che vi ricordo di aver commesso dal momento in cui ho avuto, diciamo, l'uso della ragione, cioè dai 6-7 anni fino ad oggi. È uno dei gesti ascetici più importanti, più forti, ed uno degli atti che produce delle grazie immense in chi lo fa come Dio lo manda. Certamente è una cosa che ci vuole tempo, ci vuole preparazione, e ci vuole calma, d'accordo? Ci vuole anche coraggio, insomma, per farlo, perché non tutti riescono da subito a comprendere l'importanza di questo gesto e a farlo. Però, insomma, già farla davanti a un sacerdote, ve lo assicuro, insomma, perché io so di cosa si tratta, uno si metterebbe sotto terra, d'accordo? Perché denudare tutta la propria esistenza, tutto fuori, insomma, in una volta sola, perché noi le confessioni le abbiamo fatte tante volte nella vita, no? Una volta abbiamo detto una cosa, una volta un'altra, ma dire tutto in mezz'ora è un'esperienza forte. Figuriamoci dirlo ad alta voce davanti a tutti. Eppure le io avrei preferito fare questo piuttosto che parlare di queste grandi grazie che il Signore mi ha fatto. Questo ci faccio sempre ricordare quanto veramente noi abbiamo una grande esperienza di Dio. La prima cosa che nasce è un senso di grande umiltà, di dire, Signore mio, ma chi sono io che tu mi hai fatto sto regalo? Non c'è, e la coscienza di questo deve semplicemente sprofondare nel nostro mondo, perché la risposta è non si sa, d'accordo? Non si sa. Però questo fa nascere anche sentimenti di compassione, di misericordia verso il prossimo, no? Quindi, cioè, perché le persone che vivono malamente, cioè, state tranquilli che gente che non lo conosce il cuore di Gesù, se lo conoscesse, se avesse ricevuto queste grazie, non camperebbe come campa. Ecco perché poi si diventa un pochino più buoni, no? Perché dico sì, io magari adesso mi sto avvicinando un po', mi sto convertendo un po', sto conoscendo un po' più Gesù, e quindi è chiaro che gli altri poveracci che non ci hanno avuto questa grazia, preghiamo perché possono averla anche loro, quindi, e quindi uno può smettere di chiacchierare, di giudicare, di arrabbiarsi, no? Perché comprende che l'uomo da se stesso è un disastro totale, a meno che non ci mette mai il nostro Signore, non ci può conoscere qualcosa del suo mistero d'amore. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento.